sorpresa, mica tanto, Sony ha annunciato PlayStation Classic, Legacy PlayStation Mini. Versione mini della prima PlayStation in uscita il 3 dicembre al prezzo di 99,99€. Precaricati nella console ci saranno 20 titoli, tra cui Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Wild Arms, Tekken 3. Ovviamente sarà possibile collegare la console alla TV tramite cavo HDMI e non sarà possibile però inserire dei CD. Sì, diciamocelo, è una copia spudorata di quanto già fatto da Nintendo con NES e Super NES Mini, ma tutti noi abbiamo desiderato una versione in miniatura della prima PlayStation, ancora più in miniatura di questa. Dai Microsoft, manchi solo tu, una bella versione mini della prima Xbox con Fable, Halo, Jade Empire e compagnia bella. Io la butto lì. Anche questa puntata delle news e almeno una parte dei progetti a cui stiamo lavorando è offerta da Vikings War of Clans, e grazie a Vikings War of Clans non vedrete altri fastidiosi quadratini gialli, fastidiosi ma necessari quadratini gialli nel video. Vikings War of Clans è ispirato ai giochi di strategia di una ventina d'anni fa. Nei panni di uno Jarl potrete edificare il vostro villaggio, combattere, stringere alleanze con altri giocatori, andare alla ricerca di risorse e molto altro ancora. Parliamo di oltre 20 milioni di giocatori in tutto il mondo e di recensioni molto positive, quindi dateci un'occhiata, anche perché è gratis. E se vi va, scaricandolo dal link in descrizione, supporterete il nostro canale, il nostro lavoro, ottenendo anche 200 monete d'oro e uno scudo protettivo. Inoltre, il clan Player Inside esiste già da un po', entrateci, cercatelo, Player Inside, abbreviato Pinside, non dovreste sbagliare. Xbox Game Pass di Microsoft ha attirato la nostra attenzione e lo reputiamo un servizio validissimo perché permette, con un quid mensile, di giocare a tantissimi titoli, anche quelli più recenti. E sappiamo anche che dall'altro lato l'azienda concorrente, ovvero Sony, ha risposto con PlayStation Now, che però è un servizio in streaming. Ma Sony ha annunciato, per adesso per il territorio americano, non per quello europeo, che presto sarà possibile scaricare, non soltanto giocare in streaming, i giochi nella propria console per PlayStation 4 e PlayStation 2. In questo modo PlayStation Now potrebbe essere assimilabile, del tutto paragonabile al servizio Xbox Game Pass di Microsoft, e quindi si parlerebbe di vera concorrenza anche dal punto di vista delle offerte online alla Netflix. Aspettiamo ulteriori notizie per il possibile approdo di questo servizio anche qui in Europa e anche qui in Italia, e speriamo che nel frattempo la fibra raggiunga le case di tutti. Questa settimana sono fioccate le notizie interessanti riguardo al gioco che stiamo aspettando di più per quest'autunno, Red Dead Redemption 2. Il western di Rockstar avrà alcune caratteristiche già presenti in GTA 5, per esempio la possibilità di switchare dalla terza alla prima persona, permettendo addirittura di giocare l'intero gioco in prima persona, e la presenza di una modalità multiplayer massiccia chiamata Red Dead Online. L'online permetterà ai giocatori di godere dell'intero mondo di gioco con delle attività cooperative e una forte componente narrativa, e Rockstar Games si sta impegnando affinché il tutto risulti più immersivo rispetto a GTA Online. Come quest'ultimo, anche Red Dead Online non sarà disponibile sin da subito, ma dopo un lasso di tempo non ancora specificato dal lancio. Cose belle. E per cose belle questa settimana un oggettino che io reputo non bello, ma bellissimo, stupendo. Sarebbe un libro, una sorta di compendio che abbiamo già trattato relativamente ad altri argomenti e che stavolta racchiude il meglio delle avventure grafiche sotto forma di illustrazioni e spiegazioni. Davvero un oggetto prezioso per gli appassionati delle avventure grafiche come il sottoscritto e dei videogiochi più in generale, me lo regalerò senz'altro e ve lo farò vedere, ve lo mostrerò, suscitando invidia in alcuni di voi, orgoglioso negli ultimi acquisti qualche volta sul secondo canale. Regia, dobbiamo ottenere iscritti, non perderli, giusto? Ma pensavo perderli. Lo volete Kingdom Hearts 3? E che mi dite di questa spettacolare PS4 a tema? Questo bundle per adesso è stato annunciato solo per il Giappone, anche se non sarebbe proprio corretto parlare di bundle, visto che il gioco non è incluso. Sì. E sempre per cose belle, il bundle che stavamo aspettando, Nintendo Switch più Fortnite a soli $299, io me ne vado, regia. Ma è un gioco gratis, che cosa lo mettono in bundle? Ma che vuol dire? Ma che spacchio di bundle è? Ma io me ne vado, ma... signori... Comunque, lo stesso identico bundle era stato proposto non senza rimostranze anche da parte di Sony con PlayStation 4, più Fortnite appunto. Un gioco gratis, ma... E ovviamente nel bundle di Nintendo Switch più Fortnite saranno presenti alcuni extra, come per esempio 1000 V-Bucks, la valuta in-game appunto del gioco, e il Double Helix Set, ovvero dei costumi e degli add-on, insomma.
Bethesda è molto sicura di sé riguardo a Fallout 76, tanto che alla domanda quanto durerà il supporto al gioco, Pete Hines ha risposto tranquillamente: per sempre. E questo in virtù del fatto che c'è chi ancora gioca a Skyrim dopo 7 anni dalla sua uscita. Beh, caro Pete, noi non crediamo che sia esattamente la stessa cosa, ma siamo comunque contenti che le buone intenzioni da parte vostra ci siano tutte. Pochi giorni fa ZeniMax ha depositato il marchio Redfall ed essendo Bethesda proprietà di ZeniMax, ecco che tutti stanno pensando che possa trattarsi del titolo di The Elder Scrolls 6. Oppure, come Starfield, potrebbe anche trattarsi di una nuova IP. In ogni caso si tratterà sicuramente di un videogioco, visto che è stato registrato come software per computer e console. Se avete seguito la scorsa puntata delle news, probabilmente lo avete fatto, altrimenti non potete dichiararvi dei veri insiders. E sa tanto di una di quelle minacce che faceva mia sorella quando volevo forzarla a fare qualcosa contro la sua volontà, sostenendo che altrimenti non sarebbe stata un vero Power Rangers. Con la S finale, sì, Power Rangers. Come ora dicono uno YouTubers, tanti YouTuber. Si dice youtuber, capre. Comunque, se ben vi ricordate, nella scorsa puntata abbiamo parlato del primo gioco non censurato su Steam, ovvero Negligé Love Stories. Ebbene, Valve è stata di parola: su Steam il gioco non è stato censurato in nessuna delle sue parti, però 28 paesi lo hanno rifiutato. Pertanto il gioco non è disponibile in 28 paesi su Steam. Abbiamo già parlato la volta scorsa di Germania, Australia, Ucraina e Giappone come territori in cui il gioco non sarebbe stato presente. Ebbene, adesso se ne sono aggiunti molti altri alla lista dei censurati. Signori miei, quando la gente capirà che la dicitura adults only significa solo per adulti, sarà troppo tardi. E nel frattempo la censura avrà invaso ogni cosa della nostra vita. E ci ritroveremo a fare i conti con un non più tanto distopico orwelliano 1984, dove il cosiddetto Big Brother monitorerà ogni nostra azione. Oppure, senza voler esagerare, magari ci limiteremo a non poterci fare le pippe di quelle proprio poderose dinanzi alle visual novel. Perché effettivamente a YouPorn, Pornhub e a tanti altri siti del genere c'è libero accesso e l'unico avviso iniziale è: hai più di 18 anni? Sì. Sì, regia, grazie per il bollino giallo, meno male che me lo ha ricordato. Ogni settimana facciamo di tutto per procacciarcelo. Ma dovremmo forse censurare certe news? Non credo proprio. Forse dovremmo, se vogliamo tirare a campare. Forse. Ogni giorno escono nuovi trailer di titoli che usciranno nei prossimi mesi, ma noi non possiamo riprodurli tutti, anche per questioni di copyright. Ma mannaggia a noi se non parliamo di ogni cosa che riguardi Kingdom Hearts 3. E quindi ecco che al Tokyo Game Show è stato mostrato finalmente un nuovo trailer di Kingdom Hearts con alcune fasi di gameplay, con particolare attenzione al mondo di Big Hero 6. È stata inoltre mostrata la box art del gioco, che sembra veramente molto bella. Se siete tra quelli in attesa del Sega Mega Drive Mini, dovrete aspettare ancora un po', perché questa retro console in miniatura è stata posticipata al 2019. Confermata la versione europea e anche alcune modifiche alla gestione dell'emulazione, adesso affidata a un team giapponese al posto di AT Games. Vi ricordate che a luglio scorso Nintendo ha depositato il marchio N64? Ebbene, dopo più di un anno il trademark è stato finalmente registrato con l'immagine di un controller per Nintendo 64. E le speranze si riaccendono. Nintendo 64 Mini in arrivo, nuovo piccolino in casa Player Inside. Quanti di voi hanno il PlayStation VR ma soffrono di motion sickness? Per me all'inizio è stato un problema, ma poi con l'uso del visore devo dire che i fastidi sono diminuiti, anche se non con tutti i giochi. Sony ha depositato un brevetto con l'obiettivo di ridurre questo disturbo attraverso l'uso del tracciamento oculare con una camera, in grado di capire quando il giocatore si sta sentendo male e modificare automaticamente i settaggi. E tutto questo dopo che il creatore dell'Oculus Rift ha già annunciato di aver trovato un metodo che risolverà del tutto il problema del motion sickness. Voi sapete che ci piace, però non ci fa impazzire quando due aziende concorrenti si fanno i complimenti, quelli che potremmo definire in gergo tecnico pompini a vicenda. Ma sapete anche che ci piacciono certe frecciatine fatte bene, posizionate lì, che uno dice: sai, questa ci stava, bravo. Ebbene, Microsoft ha fatto una frecciatina dopo tanti complimenti da parte di Phil Spencer nei confronti di PlayStation 4. Stavolta ha voluto ricordare, in seguito all'annuncio di PlayStation Classic, ovvero la PlayStation Mini, che sarà appunto in vendita fra qualche tempo, che invece su Xbox One la retrocompatibilità permette già di giocare ai classici Xbox e Xbox 360 senza spendere nient'altro, a condizione ovviamente però di avere la copia originale del gioco, che potrebbe essere in versione enhanced, ovvero ricompilata e sostanzialmente potenziata qualora la si inserisse e fosse previsto appunto un potenziamento di quel determinato tipo. Da poco YouTube ha introdotto le tendenze ai videogiochi, ma non andate, ci sono tutti video su Fortnite. Eppure, nonostante sembri che non esista altro sulla piattaforma,
ma ecco che YouTube smentisce tutto annunciando che Minecraft è ancora il gioco più visualizzato su YouTube. E questo perché Fortnite non ha ancora raggiunto il successo su tutte le regioni allo stesso modo. La notizia delle ultime ore, Telltale Games sta per chiudere i battenti. Sembra che la software house di The Walking Dead e di Minecraft Story Mode, oltre che di tanti altri interactive dramas e avventure grafiche, si trovi in bancarotta. Addirittura tanto che nemmeno i dipendenti avranno una loro buona uscita, da quanto emerge dai rumor. Tra le motivazioni di questa bancarotta ci sarebbero gli scarsi profitti di tutte le produzioni, ad eccezione della prima stagione di The Walking Dead, con il baratro di Batman The Enemy Within, in particolare a segnare il punto più basso per l'azienda. Ad aggravare la situazione, un accordo con Netflix è saltato. Sembra che proprio a causa di questa situazione Telltale Games debba rinunciare anche allo sviluppo della stagione finale di The Walking Dead, dai fan molto attesa. Per questa domenica vogliamo dedicare questa puntata, o quantomeno la chiusura di questa puntata delle news della settimana, al grande maestro compositore Nobuo Uematsu, che ha allietato la nostra infanzia, la nostra adolescenza e anche l'attuale panorama videoludico dal punto di vista musicale, soprattutto per quanto riguarda l'ambito dei Final Fantasy, con le sue tracce indimenticabili. Uematsu ha dichiarato di essere malato di un male non meglio definito, da lui stesso non meglio precisato, e che per tale ragione si ritirerà dalle scene musicali per un lungo periodo di tempo, almeno fin quando i medici non daranno parere positivo per poter riprendere la sua attività, che richiede senz'altro uno sforzo creativo al netto di un talento eccezionale che non possiamo comprendere appieno, almeno la maggior parte di noi non può. Con queste parole sentite da parte di chi condivide con queste grandi personalità la passione per i videogiochi, noi vi ringraziamo. E vi diamo appuntamento al prossimo video. Finora vi abbiamo fornito una programmazione piuttosto irregolare a causa dei lavori che stiamo facendo allo studio, ma non preoccupatevi, perché sono in ballo anche grossissimi progetti che presto vi allieteranno, se così vogliamo dire. Grazie e alla prossima!